Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo motovlog. Oggi vi porterò a vedere Passo Pennes, che è il passo che mette in comunicazione l'Alta Val di Sarco con la Val Sarentino, che poi porta giù a Bolzano. È un passo piuttosto alto, siamo a 2200 metri di altezza circa e probabilmente troveremo la neve. Ma bando alle ciance e andiamo. Eccoci qua ragazzi a Rio Bianco, che è fondamentalmente la porta del Passo Pennes, dove si incomincia la salita. Ovviamente quando inizia la strada divertente iniziano ad esserci le macchine. Fino adesso non ho incontrato quasi nessuna. E adesso ce ne sono ben 5 in colonna. Guardate come cambia la geografia in questi posti qui, è tutto brullo, inizia a fare un certo freddo alle mani, potevo ammettere. Guardate che bel curvone e che bella vallata. C'era un po' di ghiaia, non ho voluto piegare più di tanto. Comunque non ho fatto bene, ho fatto molto bene a mettermi l'abbigliamento invernale, davvero molto bene. Siamo già a 11 gradi e continua a scendere. Oh, mi pregusto già quel curvone che vedete là in fondo. Guardate che spettacolo, speriamo non ci sia ghiaia anche su quello. In realtà non è un passo con molte curve questo. Lunghi rettilinei. Giusto un po' di neve. Siamo arrivati a 2000 metri di altitudine ragazzi. Eccolo là, riuscite a vederlo? Il passo. Velocità, chiaramente in un periodo in cui il meteo lo permette, perché ci sono 9 gradi e mezzo, ghiaccio direi non ce n'è sulla strada, lungo la strada sui fianchi ce n'è invece alla manetta. Prendo le mani! Eccoci! Di freddo. Passo Pennes, ragazzi, Passo Pennes. Bene, fine, eccoci arrivate al Passo Pennes. Scusate per i capelli, ragazzi, ma... Oh, casco. Come potete vedere qui siamo in zona Sarentino, qui in teoria d'estate si va a camminare, solo che in questo momento c'è un po' di neve, quindi direi di no. Allora in pratica siamo saliti su per di qua, abbiamo fatto questo bel rettilineo lungo qua, fino ad arrivare al passo qui. Bene, fatto timelapse, fatto tutto, adesso andiamo giù verso Vipiteno. Bene, incominciamo.
cominciamo la discesa verso Vipiteno. Qui siamo entrati in Alta Val di Sarco. È stato un po' ombreggiato. Ah, comunque la temperatura sul passo era di 5,5 gradi, lo potete vedere in basso qui sul quadrante della mia moto. È un po' uno sbattimento montare la moto per il motovlog, cioè come potete vedere non sono riprese casuali, c'è una videocamera che mi inquadra davanti, quella, una videocamera attaccata al casco che vi fa vedere davanti e un'altra videocamera sulla ruota della moto anteriore che vi fa vedere delle bellissime pieghe come questa. Tra l'altro queste nuove gomme che ho montato adesso, delle Continental, sono costate veramente care, ma sono il top del momento e hanno un'aderenza mai provata prima. Il limite sono senz'altro io, non più la gomma. Mi pare di aver letto da qualche parte che la moto poggia per terra sulla gomma in uno spazio di 1 cm². È proprio il battistrada che tocca terra per ogni gomma. Quindi quel centimetro quadrato deve avere veramente un'ottima aderenza. Nella roccia. Wow. Bene, concludiamo questo motovlog qui, dato che siamo arrivati in valle. Io vi invito a iscrivervi a questo canale, dato che pubblico un video ogni settimana, e magari oltre a iscrivervi attivate la campanella, che lo trovate appunto sotto il video, sotto il riquadro del video, in modo da essere notificati quando un video appunto viene caricato e poterlo vedere subito. Quindi un saluto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi.